Paboscia o Papocciola. Diversi sono i significati, diverse sono le etimologie che si pensano. Una cosa voglio dire subito, non ha nulla a che fare col termine babbuccia, che è di origine araba o persiana. Petro, e l'onno del re, mio figlio, non è, mio figlio è. E voi pure? Se è voi, portate qua. E voi adesso, sai, adesso, con me. Grande Peppino. E adesso, veramente. Se andate proprio... Proprio nella forno. Come ora non si capisce più niente, ma lo, pensano un po' che la fanno pure nella forno elettrica. Forse non dovrebbe stanno, essere. No, stanno rovinando il mondo, stanno rovinando questa domanda. Oh, c'è bisogno della fiamma? Sì, ha bisogno più fiamma quello lì. Invece ha un forno elettrico, non mica c'ha fiamma. La fiamma viene bella, soffice. Ecco, soffice, rigonfia. Noi facciamo un lievito. Come si chiamava? Agrescente. La posciola è un termine del nostro dialetto vichese o è importato? Non esisteva. Questo termine non esisteva nel nostro dialetto. No. No, il termine pizza è molto più antico di paposcia, si perde nella notte dei tempi. La pizza era già conosciuta al tempo degli antichi egizi con il nome di pita e presso i greci con pitta anche pissa, che significa schiacciata. Presso i romani era conosciuta anche con il termine pittacium, ovvero striscia, e ancora nel Medioevo con il nome di bizzo, di origine longobardica, e poi pizzam, che significa morso, boccone e pezzo di pane. Questa paposcia nasce dall'usanza di gettare nel forno un pezzo di pasta di pane per verificare se la temperatura del forno è giusta prima di cuocere la pagnotta. Wow, guarda! Vedi che ti fai il forno? Mette lo zucchero, non sa prima anche loro che mette, non lo so, dice che neanche il latte. La parola paposcia è affine ad altre parole come papilla, papula o addirittura papavero. Queste parole significano tutte indistintamente protuberanza, capezzolo o addirittura rigonfiamento. Ed è questo il significato originario di paposcia. Però c'è una differenza nell'uso di questo termine, per esempio tra la regione campana e la regione apulo-garganica. In Campania con paposcia si intende l'ernia inguinale o l'ernia addirittura scrotale, invece nella regione apulo-garganica con paposcia si intende una focaccia. No. Il termine paposcia possiamo farla risalire addirittura alle guerre di Pirro e di Annibale nella Puglia del III secolo a.C., quando furono utilizzate nelle loro battaglie anche degli elefanti. Allora i soldati associarono l'immagine della proboscide alla pizza di forma allungata che consumavano durante la loro alimentazione. Noi la chiamavamo la pizza schietta. Ci facevano la pizza schietta. La pezza paesana scritta, la pezza calcio, mi chiamavano, no? E ce la portavano in campagna, ce la portavano a cavallo un cicciarello.
Paposcia? Pizza alla babba. Pizza alla babba, proprio perché si cuoceva in pochi minuti. L'esina ha per nome la frusta. A Rodi no, viene venduto un prodotto simile alla paposcia. Come viene chiamato? Il vongolo. Tu è di contadino, per mancanza di pane, prima. Dovevano andare in campagna, per mancanza di pane, la mattina sopra, chiamano un forno e facevano questo. Ah, pizza schietta. Ah, pizza schietta. E quando vuoi? Sei la paposcia. Sei la paposcia. Sei la paposcia. Ma prego, hanno fatto il pane, sì, avevano fatto le pagliottine di pane per avanzava sto residuo di massa di pasta di pane sopra questo tavoliere e veniva raccolto tutti insieme. E poi facevano i miei qui da nostro, lì la pizza schietta, la denominazione, sì, chi va a pizza schietta? Tardi, ma sei? Madonna, ti vedi una faccia nera nera. Ho avuto una discussione un po' che ha appicciato per quello che sta la piazza. E che io sono? Racconto, ma uffa. La storia da pezzaschetto e da papoccio. A come ci chiama? Pezzaschetto o papoccio? E come se avessimo detto mo che gli è netto? Prima dove e poi a bene. Io ho sempre saputo pizza schietta. E mamma Pasquale ci dice paposcia. Io ho sempre saputo che ci chiama pizza schietta e ci continuo a chiamarlo. Mamma Pasquale ci dice paposcia. Ma ti metto pure tu. E ma lo sa che gli agenti cristiani, mo? Hanno detto che sta parola deriva da un uomo babboccio, saci babboccio, insomma che di calzetto davanti ci mettono i vecchi a notte. E io ti posso dire che altro dicono che ha a proposito di elefante. E poi a sapere, oh, che poi lo fantasia a sto mondo, ci sta sempre buono Pasqua. Bella compagnia che ha fatto tu. Ecco di da già. O pognone Pasquale, pensa come va. E detto pizza schietta e basta. Ma che sa che ci dice paposcia? Ti chiama innanzi a sta maniera, facciamo un matrimonio. E facciamo un matrimonio, paposcia Pasquale. E matri Pasquale, paposcia. Paposcia di noi, paposcia. Schietta, schietta. Paposcia. Pizza schietta. Paposcia. Schietto, schietto, schietto. Paposcia. Pizza schietto. Paposcia. Pizza schietto. Paposcia, Pasqua. Pizza schietto. Oh, ma sentiamo a casa. Ah, non so. Paposcia. Pizza schietto. Paposcia, Pasqua. E patronagni, Pasqua. Paposcia. Pizza schietto. Paposcia. Pizza schietto. Vedo come facevano prima. Mica pigliavano un coltello, vedi? Vedi la pasta buona, mettevano l'olio e mangiavano. Vedi, questa qua l'ho fatta un pochettino da... Questa è la paposcia che piace a me, tutta molto ricca. E prima cucinavano. Mettono un po' di formaggio, vedi che ci mangiano. Ma prima così li facevano. Belle volte. Belle piene dentro. Questo è leggero. Vedi, così facevamo prima. Andavamo al forno, andavamo. Guarda, a mangiare. Ancora. Sì, questo è leggero. Ma io facevo solo. Vedi, assaggiate. Vedete com'è questo. Metto qualche pezzettino di pomodoro. Ancora. Piatto. Che buono cuscino. Ehi, ci scuole qua come si va a dare un po' di lì, forse. Vedi che mangi. Vedi, assaggiato questo. Lascia qua. Metta le pane, signore. Ok, forse. Con il consumo della lengua. Vedi? Vedi? Che cos'è? Beh, spiega che è. Vino cotto. Le fiche cotte.
C'è che frutto? I fichi. Ah, i fichi cotti. Bene. Dove? Quindi si preparano anche i dolci con le paposce. Che ci vuole dire? L'etimologia del termine paposcia. Ok, allora deriva dal greco. Oh. Sì. Da probo. 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 Ze. Allora, due. Pro. 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 Boss. Pro. No. Da. Pro. Pro. Oh. Pro. Purtroppo. Sì, va bene. Sentiamo un altro ragazzo. Ma tu hai fatto io vado. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vogliamo sentire l'etimologia della parola pizza. Deriva dal greco pizza. 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 Sì. E che significa? P significa P. P è P. P. E za? Za è come cacciare. Scacciare via. Za, quando invece za un cane usa cacciare, scacciare. Andare. Andà via. Non lo so. Più e allora, può andare un altro ragazzo. Grazie, buona giornata. Altra candidata. Salve. Salve. La differenza tra paposcia e pizza. Allora. Ah sì, in greco. Cioè, che entrambe sono parole. In italiano. Allora, come... Vuole parlare in greco o in italiano? No, no, in greco non so parlare. Ah, beh. Vabbè, posso fare la differenza della termologia? Della termologia o terminologia? Terminologia. Terminologia. Della terminologia. Allora, proboscide... Proboscide, proboscide e... Pitta. Cioè, no. Allora, capire. La proboscia... Tra la proposcia, non ho capito la bene. Paposcia. La paposcia, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Sì, 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 sono tranquilla. Allora, la paposcia deriva da proboscide. Cioè, sta a significare proboscide dal greco. Potrebbe significare proboscide. Dal greco. Perché mettiamo il condizionale. Sì, perché un 10 è un... È un... Una... Una... Cioè, un'idea. È un'idea. È un'idea. Di che cosa? Che appunto pro significa pro proboscide. Ed è che cos'è? Proboscide è una cosa lunga. Lunga. È una cosa lunga. E dal greco, greco significa pro avanti. Bosche. Boschein, perdonatevi. Boschein significa mangiare. Mangiare. Quindi appunto significa mangiare avanti. Sì. La proboscide. La proboscia lunga. Lunga. Ok, mentre pitta, sempre che deriva dal greco, significa pitta. Significa pitta. Cioè, sì, diciamo, in greco veniva appunto riconosciuta con pitta. 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 O pizza. Ah, ok. Che significa dunque, pezzo di pane? Che significa pezzo di pane? Sì. Questo è il significato, vero? Sì, di pizza. Va bene. E dunque, la poscia e pizza, qual è? Secondo me nella forma. Nella forma. Com'è? Perché la poscia è lunga. Quanto è lunga? Così? No, io conosco la poscia così. Quanto? Mentre
la pizza quasi sempre rotonda, cioè che la pizza, cioè che la paposcia è lunga, la pizza c'è un pezzo di pane, quindi piccolo pezzo. Sono tutte e due la stessa cosa, o no? Eh sì, però c'è, è diversa la forma, anche come la mangiamo. Potrebbe essere la stessa forma. Vabbè no. La pizza non è come la paposcia. E se no si chiamerebbe la stessa maniera. Va bene, può andare. Ok, grazie. Bisogna approfondire. Bisogna salve, salve. Etimologia della parola pizza. 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 Allora, viene dalla parola greca pitta. E poi? Vuol dire la forma, le dimensioni. Allora dobbiamo dire che la pizza insomma può essere rettangolare, rotonda. Può essere condita in tanti modi. Mentre la paposcia. Ma io la domanda è la paposcia, non lo va bene, ma siamo sempre lì. Quindi sono due alimenti simili. Beh sì, il condimento è sì. È che la paposcia è lunga. Quanto è lunga? Dipende. Cioè? Dipende da che cosa. Da chi lo fa, insomma. Da chi lo fa. Appunto. Anche la pizza dipende da chi la fa. Quindi. La paposcia è lunga. L'ho capito che è lunga, io avevo fatto la domanda quanto è lunga, la risposta è stata dipende da chi la fa la paposcia e anche la pizza, anche la e quindi pizza. Chi la fa? La pizza. Come chi la fa? Per esempio, una domanda legittima da parte mia e anche la risposta deve essere adeguata. Sì, la fa il? Pizzaiolo. Come? Non ho... Pizzaiolo. Diciamo, lo fa chi è pizzaiolo? Allora, se io vado in pizzeria voglio una pizza, il pizzaiolo che fa? No, dai. Cioè, come? Mi dà la pizza. Fra tante pizze. Ah, devo scegliere io quale voglio, insomma. Buono. Allora, che cosa posso dire io? Come che cosa posso dire? Ah, voglio una pizza, un capriccioso, una margherita. Oppure? Oppure? Una paesana. Vuole una pizza semplice, una paesana. Una paesana, e quella semplice, com'è fatta? È quella semplice. Allora, dobbiamo dire che quella nostra vichese con pomodoro, olio. Ma quella semplice potrebbe essere la paposcia, oppure chiamata anche... Paposcia. Paposcia, oppure chiamata anche paposcia. Se c'è un oppure significa che ha un altro nome. Qual è quest'altro nome? Proboscide. Così la chiamiamo? No, mi dia una proboscide. No, non lo sa. Va bene. Che differenza c'è tra pizza schietta e paposcia? Pizza schietta non l'ho mai sentita. Ma ovunque la focaccia. La focaccia e poi posso senza niente che la paposcia che si chiamava una volta pizza schietta. Noi lo sapevamo allora. E perché non l'avete detto? È perché ci ho preceduto lei. Allora, la proposta, unico termine, è indicare questo tipo di alimento di cui pane cotto. La barchetta. La ciabatta. Pasta schietta. Papo schietta. No!
console. Che ingiustizia. Vai. La porrellera, papo schietta, papo schietta. Come? Il nome della pizza a forma di striscia a vico? La pizza nella forma allungata a vico del Gargano venne indicata sempre con il nome di pizza schietta. Schietta perché appunto farcita con condimenti semplici, olio di oliva e formaggio grattugiato, che sono i prodotti locali dell'antica e millenaria tradizione mediterranea. Schietto. 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 Schietto.